Cari bambini e bambine, il racconto di oggi è scritto dal tedesco Ludwig Bechstein e si intitola Il sogno del piccolo pastore. C'era una volta un pastorello che viveva in un piccolo villaggio isolato in mezzo ai monti. I suoi genitori non avevano che lui ed essendo molto poveri, gli avevano insegnato il solo mestiere che conoscessero, quello del pastore. Il ragazzo aveva imparato presto e bene. Al mattino faceva uscire le pecore dall'ovile e le conduceva a pascolare sulla collina, dove c'era molta erba fresca e tenera. A mezzogiorno imbandiva la colazione, pane e acqua del ruscello. Poi, quando era caldo, faceva una dormitina e infine, verso sera, ritornava a casa. Un giorno di primavera, mentre schiacciava il solito pisolino pomeridiano, fece uno strano sogno. Vide sfilare una moltitudine di soldati rivestiti di corazze lucenti. Egli cavalcava la testa di quei soldati e giungeva così davanti a due troni. Uno era vuoto, sull'altro sedeva una fanciulla di bellezza meravigliosa che gli sorrideva dolcemente. Il pastorello prendeva posto sul trono vuoto e annunciava: «Io sono il re di Spagna». A questo punto il sogno finì e il giovanetto, aperti gli occhi, si affrettò a radunare le sue pecore che si erano disperse. Altro che Spagna, bisognava pensare al gregge. Ritornato a casa, raccontò il sogno ai genitori e concluse: «Se domani sognerò ancora la stessa cosa, significa che diventerò re di Spagna». «Fantasie!» rise sua madre. «Tu sei un pastore, devi pensare alle pecore». Ma il pastorello era quasi convinto che sarebbe diventato davvero re di Spagna. Questa convinzione si accrebbe in lui quando il giorno dopo fece esattamente lo stesso sogno. Ritornò a casa senza nemmeno aspettare che venisse sera. «Ho fatto ancora il sogno di ieri», annunciò. «Significa che devo partire subito per la Spagna. Tuttavia, aspetterò ancora un giorno per vedere se sogno la stessa cosa per la terza volta». E infatti sognò la stessa cosa. E allora ricondusse le pecore all'ovile mentre il sole era ancora alto e decise di partire. Inutili furono le preghiere e i rimbrotti dei suoi. Mise il vestito migliore e un pezzo di pane in un fagottino che legò in cima a un bastone e partì. «Ritornerò quando sarò re», promise e s'avviò contento. Cammina, cammina. Verso sera giunse al limite di una grande foresta. Fattosi coraggio, entrò sotto gli alberi. Poiché era quasi buio, cercò un posto ben riparato, si sdraiò sull'erba, mise il fagottino sotto la testa e si addormentò. Dormiva da poco quando udì degli uomini passare vociando e ridendo. Il ragazzo non capì cosa dicessero. Tuttavia li seguì pensando: «Questi vanno a dormire in una locanda, chissà che non riesca a entrarvi anch'io». Gli uomini, sempre schiamazzando, percorsero un bel pezzo di strada e finalmente si fermarono a una casa. Quando entrarono, il pastorello riuscì agilmente a mescolarsi agli altri e a sgattaiolare dentro anche lui. Si trovò in una grande stanza male illuminata, dove molte bracciate di paglia stese a terra servivano da giacigli. In un angolo c'era un mucchio di paglia nuova e il ragazzo vi si gettò sopra senza che alcuno lo vedesse. Gli uomini avevano facce sinistre e si capiva a un miglio di distanza che erano briganti. In quel momento entrò nella stanza un orribile tipaccio. «Rapporto!» gridò con voce rauca. «Comincia tu, scannafucile!» L'individuo chiamato venne avanti stringendo trionfalmente il suo bottino. «Capo!» esclamò.
Ho rubato un paio di calzoni fatati dalle tasche sempre piene di monete d'oro. Più ne levi, più ce ne sono. Bravo, scanna fucile. E tu, Spaccamonti? Io ho rubato a un generale il suo cappello a tre punte. È un cappello magico che spara da ogni punta cannonate a volontà. Benissimo, E tu, Ribaldello? Io ho rubato a un cavaliere la sua spada miracolosa. Se la si pianta nel terreno, appare subito un esercito di valorosi soldati. Ottimamente, E rubanuvole? io mi sono impossessato degli stivali delle sette leghe. Fra la generale allegria, il capobanda fece portare una damigiana di vino. Tutti trincarono a più non posso, fino a quando non caddero addormentati. Allora il pastorello uscì pian piano dal suo nascondiglio e, messi nel fagotto la spada, i calzoni, il cappello a tre punti e calzati gli stivali delle sette leghe, fuggì veloce come il vento. Dopo 5 minuti era in Spagna. Quando entrò a Madrid, vide tutta la gente triste e preoccupata. Soldati e soldati passavano di continuo diretti verso il confine e il re e la principessa guardavano tristemente sfilare l'esercito affacciati al loro balcone. «Che cosa succede?» domandò il pastore a un uomo che passava. Il re delle Asturie ci ha dichiarato guerra, ma è più forte di noi e il suo esercito è più numeroso del nostro. Saremo certamente vinti. Udite queste parole, il pastorello si ritirò in un albergo dove, grazie alle tasche sempre piene d'oro e dei calzoni fatati, poté acquistare abiti degni di un principe. Cinse la spada, mise sulla testa il cappello a tre punte e si presentò al re. Maestà, gli disse, se mi nominate comandante io vincerò la guerra. Quella proposta avrebbe potuto sembrare inverosimile, ma le cose per il re andavano tanto male che egli era pronto ad accettare qualsiasi aiuto. Ottenuto un cavallo, il pastore uscì dalla città e si spinse sino al confine. Piantò la spada in terra e all'istante un esercito sterminato si allineò davanti a lui. Avanti, miei prodi, comandò e incominciò a sparare cannonate dalle punte del suo cappello. L'esercito nemico fu sbaragliato in un baleno, perché nel cappello fatato c'erano sempre nuove munizioni e per avere soldati bastava piantare la spada in terra. Quando il vincitore ritornò, il re gli buttò le braccia al collo e la principessa gli sorrise dolcemente. Il pastorello lo ottenne in moglie e salì al trono di Spagna. In seguito restituì spada, calzoni e cappello ai proprietari e tenne per sé soltanto gli stivali fatati, coi quali andò a prendere i genitori. Essi furono felici di rivederlo e il giovane li accompagnò alla sua corte, dove visse a lungo felice regnando sulla Spagna. Ecco, anche questa fiaba è stata particolarmente breve. È terminata. Vi invito a cliccare su iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornati sulle fiabe. Per vedere l'elenco delle fiabe che pubblico, cliccate su video. Vi appaiono tutte e scorrete in fondo fino ad arrivare alla prima registrazione che ho postato e che dura poco più di un minuto, la numero 0, intitolata Entrate nel Bosco Incantato. Aprendo la descrizione scritta troverete tutte le fiabe pubblicate. La lista viene sempre aggiornata. Se volete trovare le fiabe di un determinato scrittore o di una parte geografica, invece andate su Playlist. Grazie dell'ascolto, delle vostre iscrizioni e condivisioni con i vostri amici e se vorrete mettere anche mi piace. Ciao a tutti e a presto.